La mia famiglia non ne sapeva niente. Lo faceva quando ero sola. Mi chiudevo nel bagno, accendevo la radio a tutto volume e iniziavo a urlare: io sono innamorata di Torino! Viva la mole! In alto il Bunet! Poi un giorno c'è stato un blackout, la radio si è spenta di colpo e così mi hanno sentita tutti. L'amministratore ha fin chiamato mio marito, ha messo sotto sopra la casa. Così sono saltate fuori le poesie dedicate a Piazzetta Santa Teresa, ai palazzi della Falchera, e così mi ha convinta, per il bene dei nostri bambini, Pier Segrate e Anna Brera, a venire qui al Centro Critico Sabaudo. Torino fa? Schifo. Ma sai bene? Se inizi ad apprezzare in modo insostenibile Torino, corri ai ripari prima che sia troppo tardi. Rivolgiti con fiducia al Centro Critico Sabaudo. Un torinese che apprezza Torino fa del male a se stesso e agli altri. Ricorda, Centro Critico Sabaudo. Perché Torino può ancora fare schifo. Dipende solo da te.